Milan confermata con Shevchenko ed Inzaghi là davanti. Per il Bologna, gettone numero 499 in Serie A per Pagliuca, con Zaccardo, Natali e Moretti in difesa e Dalla Bona a centrocampo. Arbitra il signor Rosetti e si inizia subito dopo 9 minuti il primo calcio di punizione, liftato, una pennellata di Andrea Pirlo per Shevchenko, il gol di testa, anticipa tutti l'ucraino, il suo terzo gol in due partite di campionato. Perfetta l'esecuzione dell'ucraino che stacca in mezzo alla difesa della formazione di Mazzone e il Milan incomincia a far girare palla, il suo possesso palla talvolta anche irritante con questi lanci, queste illuminazioni di Andrea Pirlo a cercare alternativamente prima Inzaghi e poi Shevchenko, ma doccia fredda per il Milan, il gol di Carlo Nervo al 31esimo minuto, un lampo a San Siro, un gran bel gol applaudito da Mazzone e da tutta la panchina del Bologna. Rivediamo, smorza Seedorf, arriva Nervo, trova la traiettoria giusta, Dida prova il rinvio con i pugni ma non riesce. Poi Inzaghi che gioca sempre sul filo del fuorigioco, il suo tiro che viene deviato in calcio d'angolo. È sempre il Milan che fa la partita, è obbligato a farla e vedete che assembramento che c'è in area di rigore del Bologna. Qui Shevchenko solo colpisce ma Pagliuca è attento. Ancora Shevchenko a cercare Inzaghi, una manovra molto lunga da parte del Milan, nessuno si decide a tirare, ci prova Rui Costa sul fondo. E poi abbiamo la camminata di Mazzone a fine primo tempo, un Mazzone preoccupato, anche se il Bologna si fa vivo con Dalla Bona, potrebbe essere il colpaccio dell'ex dopo appena 54 secondi, ma Dida trova il modo di deviare. Poi ancora sul calcio d'angolo pericoloso il Bologna con Beppe Signori. La preoccupazione sul volto di Carlo Mazzone, il Milan incomincia a farsi nuovamente vivo dalle parti di Pagliuca, Shevchenko libero in questa occasione di colpire ma non trova la porta. La grinta di Gattuso, osannato dal pubblico rossonero a San Siro, è ancora una volta la verticalizzazione di Pirlo a cercare il colpo di Filippo Inzaghi. Ci sono i cambi, entrano Pecchia, Amoroso, Cafu, escono Colucci, Locatelli e Šimić, il Bologna serra le proprie file, il Milan si rende solo pericoloso dopo 32 minuti con questo cross, un tiro cross di Sergin. Poi il calcio di punizione di Pirlo, lo stacco ancora di Shevchenko libero di colpire in area ma c'è Pagliuca che devia in calcio d'angolo e poi Guli, ancora un altro ex che cerca il tiro dalla lunga distanza centrale per Dida. Quando tutto sembra far presagire al pareggio, ecco il numero di Inzaghi. Osservate che torsione effettua Pippo nell'area di rigore del Bologna, un gran gol, un gol dei suoi, un gol che forse solo lui sa fare. Da quest'altra angolazione lo vediamo meglio, trova il pertugio, la puntata, nulla da fare per Pagliuca. Il Bologna accusa il colpo e naturalmente il Milan cerca di approfittarne. E comunque sul 2-1 si conclude la partita e il Milan quindi a punteggio pieno dopo due giornate di campionato. Vedo Carlo Paris con Inter, ma sentiamo Amedeo Goria.